Nella Cappella Sistina è intervenuto un grandissimo allenatore del Cinquecento, si chiamava Michelangelo Buonarroti. Allenava, ma anche dipingeva benissimo, scolpiva, e ha disegnato al centro della Cappella Sistina l'incontro fra due mani. O meglio, l'incontro fra il dito indice del Cristo e il dito indice di Adamo. Non so se avete presente quell'icona, è in diagonale. E la cosa bellissima è che il dito indice, andate a vederlo, vi citate, di Cristo è teso, il dito indice invece di Adamo è flesso. E quindi quei 2,5 centimetri che Michelangelo ha lasciato fra il dito indice di Adamo e quello teso di Cristo è lo spazio di libertà. E l'ha lasciato ad Adamo, all'uomo, non a Cristo. Perché? Perché in quel momento lui avrebbe potuto tendere lì per toccare o ritrarre la mano. Lo spazio di libertà, pensate sempre a queste immagini, sono quei 2,5 centimetri. Quando noi riusciamo a creare degli esercizi dove chi ci sta accanto può anche dire no, non lo faccio, può anche girarsi e andare da un'altra parte.